Buonasera, iniziamo la nostra finestra informativa con le notizie dalle province della Toscana. Partiamo con la cronaca, linea ferroviaria interrotta questa mattina nel tratto compreso tra le stazioni di Montecatini Terme e Pescia a causa dell'investimento di una persona da parte di un treno diretto a Lucca. L'incidente è avvenuto poco dopo la stazione della città termale. I treni provenienti da Firenze sono stati fermati alla stazione di Montecatini, mentre quelli provenienti da Lucca sono stati fermati a Pescia. Sono state pertanto attivate alcune linee di autobus sostitutivi. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia giudiziaria, in corso gli accertamenti sulle cause. Una decina di giorni fa, sempre nella città termale, a perdere la vita sui binari fu un uomo di 76 anni. Il NAS dei Carabinieri ha denunciato a Livorno un 64enne legale rappresentante della ditta appaltatrice del servizio di ristorazione dell'ospedale cittadino dopo un'ispezione nel centro di preparazione pasti. Motivo, spiega il NAS, l'aver usato per la preparazione dei 700 pasti giornalieri destinati ai pazienti in degenza agli ospedali riuniti, formaggio grana padano DOP di qualità inferiore, cioè con stagionatura da 9 a 10 mesi. Rispetto a quello con stagionatura minima di 18 mesi che era stato pattuito negli accordi di fornitura. Ciò in violazione del contratto di appalto e del capitolato tecnico stipulato tra la ditta e la pubblica amministrazione. Per il legale rappresentante della cooperativa appaltatrice è scattata quindi la denuncia per frode continuata in pubbliche forniture. I progetti sullo stadio di Firenze e su quello di Venezia non erano parte del piano di recovery iniziale dell'Italia. Lo ha sottolineato una portavoce della Commissione europea, interpellata al riguardo nel corso del briefing quotidiano con la stampa sulle notizie relative alle difficoltà sui due progetti nella valutazione in corso a Bruxelles sul via libera della terza tranche del PNRR all'Italia. L'Italia sta finanziando e ristrutturando lo stadio di Firenze con risorse nazionali e forse anche da qui viene la confusione, ha segnalato quindi la portavoce. Come parte del suo piano, l'Italia ha adottato una serie di piani di investimento, tra cui appunto quello per Firenze. Il CSI, il Centro Sportivo Italiano, in tour, presentato a Firenze il Maxi Evento, un appuntamento che da anni promuove i valori dello sport e i corretti stili di vita, con migliaia di partecipanti in molte giornate sul territorio regionale. 40 tappe che porteranno lo sport e il gioco nelle piazze di decine di città e borghi toscani. Lo sport per tutti è fondamentale per consentire alle ragazze e ragazzi di inserirsi in processi che gli permettono di poter vivere meglio la loro vita e non soltanto per loro. CSI in tour significa sostanzialmente questo, fare in modo che lo sport sia davvero per tutti, sia una condizione di crescita, di socialità, sia un modo per poter vivere la propria vita meglio. Siamo assolutamente soddisfatti anche dell'iniziativa che stiamo promuovendo e che oggi presentiamo. CSI in tour, ciascuno il suo sport, già questo dice tutto, dice il fatto che l'associazione è molto impegnata sul versante della promozione sportiva, ma di una promozione sportiva che non vuole essere fine a se stessa, è una promozione sportiva legata molto al sociale, con un'attenzione particolare anche alle persone che ne hanno più bisogno. Pensiamo ai giovani, tanti giovani purtroppo in situazioni a volte di disagio fisico, di disagio a volte anche di altro tipo, anche di tipo familiare, eccetera. E allora un'attenzione alle disabilità, eccetera. Questo tour intende presentare, ecco, questo tipo di sport che noi consideriamo un po' uno sport vero, uno sport alternativo, lo vogliamo presentare in tutta la regione toscana. In tutta la regione toscana attraverso 40 tappe che effettueremo a partire dal prossimo 16 di aprile e fino al fine ottobre lo presenteremo in 40 località della Toscana attraverso altrettante tappe.
Riceverà un premio dal Comune di Firenze l'insegnante americana Hope Carraschia, preside della Classical School di Tallahassee in Florida, costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento durante la quale era stato mostrato il David di Michelangelo, ritenuto pornografico dai genitori di alcuni alunni. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella, che in questi giorni si trova a New York per un'iniziativa all'ONU come presidente di Eurocities. Nardella ha anche preannunciato che vorrebbe invitare a Firenze la preside licenziata per portarla ad ammirare di persona la statua del David, custodita nella galleria dell'Accademia. E chiudiamo ancora con l'arte, la grande tavola raffigurante quattro storie della vita di San Francesco e quattro miracoli post mortem attribuita al maestro della croce e al maestro di Santa Maria Primerana, risalente alla metà del XIII secolo e conservata al Museo Civico d'Arte Antica di Pistoia, partirà a metà aprile per raggiungere la National Gallery di Londra, dove farà parte della mostra su San Francesco di Assisi prevista dal 6 maggio al 30 luglio. La mostra è la prima grande esposizione nel Regno Unito tesa ad esplorare la vita e il retaggio culturale e spirituale di San Francesco d'Assisi. È tutto per le notizie dalle province della Toscana, adesso un breve break pubblicitario e subito dopo il TG della provincia di Lucca.